opportuno farlo, l'ho fatto anche in questo studio. Ma anche, per quanto riguarda la PAS le faccio, perché molto spesso, come ha detto, si distrugge un bambino allontanandolo da una madre o da un padre, si distrugge mettendolo così in una camera blindata dove non vede nessuno dei due, alla fine finisce col dire che lo vuole vedere. Cioè, il rimedio è peggio del male. Insomma, diciamo le cose come stanno. Dico che bisogna intervenire subito, bisogna fare in modo che il bambino mantenga i rapporti con entrambi i genitori. Sì, ma non c'è una task force che fa questo, eh? No, non c'è bisogno della task force, allora... c'è bisogno di un giudice che responsabilmente convochi. E allora mettete i comandiamo sui decreti, per cui la forza pubblica può dire alla signora o al signore: il bambino deve frequentare anche l'altro genitore perché è il suo diritto. Certo, certo, ma questo non lo fate. Noi lo facciamo, noi lavoriamo con i genitori, perché mandare la task force, anche quello distrugge i bambini. Non hai idea di quanti casi di conflitto di genitori io seguo ogni giorno, segnalati dal tribunale per i minorenni. I pubblici, così la gente, invece di farvi un'idea relativa su di voi. Ma non credo, intanto, perché dobbiamo distruggere la privacy dei bambini. Questo non è una brutta idea, perché poi le giornali ovviamente finiscono solo... Eccomi qua, lo sputti. Ma è chiaro che può esistere la cattiva gestione della... Dottoressa, ma 40.000 bambini in istituto, altro che cattiva gestione. Scusi. Esiste gli assistenti sociali che si sono occupati di Basilio di fronte a dei falsi evidenti, di fronte a delle... È una spina nel fianco per la cavallo. Ma non è solo Basilio, perché lì veramente... Ma non è solo Basilio, è diventato pubblico, perché secondo me dietro a queste signore ce ne sono un sacco. La dottoressa lo ha ammesso, sono stati commessi degli errori gravi. Poi mi perdoni, che qualcuno paghi o non paghi è un altro discorso. Poi mi perdoni, c'è un ambito parentale.